Ciao a tutti, io sono Giorgia e voi siete sul mio canale. Dunque, oggi wrap up del mese di giugno, wrap up video che tutti vogliono vedere ma che poi nessuno effettivamente guarda e che tutti odiano registrare a quanto pare. Allora, ho letto un numero discreto di cosine, anche qualche fumetto, graphic novel, Marvel, di cui non vi parlerò perché so che non a tutti interesse, non ho neanche molte cose da dire a riguardo, però se mi seguite su Goodreads trovate aggiornate in maniera costante le letture che faccio, comunque anche se non in tempi immediati, in tempi brevi, vi dico cosa sto leggendo e potete sempre rimanere aggiornati. Quindi vi parlo delle cose più importanti che ho letto. Allora, parto con Resto qui di Marco Balzano, di cui vi ho già parlato in un consiglio di lettura a tema Einaudi, autori italiani e cose belle. Balzano racchiude nel suo romanzo davvero una grande varietà di tematiche, in primis si concentra sulla cittadina di Curon, un paesino in Trentino Alto Adige che ormai praticamente non esiste più perché è stato sommerso da una diga artificiale. Ricostruisce la storia di questo paesino attraverso gli occhi della protagonista Trina. È una storia sia di resistenza civile ambientata negli anni della Seconda Guerra Mondiale, che quindi va ad affrontare sia le tematiche della guerra, appunto della resistenza civile, la resistenza e la resilienza del paesaggio, e anche il tema dell'integrazione della diversità presente sul nostro territorio italiano. Infatti spesso tendiamo a dimenticarci che il Trentino Alto Adige è una regione a statuto speciale e lo è per i suoi motivi storici e geografici che vengono anche ben analizzati e secondo me sono anche la cosa più interessante di questo libro. Come già dicevo nell'altro video, il problema più grande che ho avuto nei confronti di Resto qui è che secondo me sono presenti davvero tante tematiche e forse bisognava sceglierne di meno e approfondire di più quelle, perché davvero ci sono tanti spunti interessanti che però vengono approfonditi quanto basta, non in maniera particolare, almeno secondo il mio personale punto di vista, e quindi non sono riuscita a trovare quel qualcosa in più che mi abbia fatto emozionare o affezionare particolarmente ai personaggi, alla storia o al paese di Curon. Poi ho concluso un saggio che mi tiravo dietro da un po' di tempo, ma perché con la saggistica vado a rilento, ovvero Come finisce il libro di Alessandro Gazzoia. Allora, questo saggio è interessante per chiunque voglia analizzare in maniera sempre più specifica l'editoria e i suoi cambiamenti. Il libro è di 3-4 anni fa e si va ad analizzare principalmente il colosso di Amazon, la pubblicazione online e l'autopubblicazione e come tutti questi meccanismi vanno a modificare l'editoria stessa, i confini che ci sono tra autore, lettore e fruitore e anche tra scrittore e produttore, come vengano completamente eliminati determinati meccanismi dell'editoria, soprattutto con l'autopubblicazione, ovvero tutta la parte di editing. Soprattutto, come dicevo già prima, tutti i meccanismi dell'ebook vengono sviscerati, viene davvero fatta un ottimo approfondimento su questa tematica e si vanno anche ad analizzare tutta un'altra serie di tematiche strettamente legate alla nuova società della conoscenza, alla nuova editoria odierna, come per esempio il ruolo del lettore nella creazione e fruizione del testo, le recensioni, la literary fiction, le fan fiction e insomma tutte queste nuove categorie, questi nuovi elementi che sono formati e sviluppati negli ultimi anni, nell'ultimo decennio sostanzialmente. Secondo me questo saggio è proprio mirato per tutte le persone che hanno un grande interesse per l'editoria e sono curiosi di approfondire tutti i cambiamenti, le modifiche che sono state apportate al panorama editoriale e soprattutto tutti gli inizi degli user generated contents che hanno una grande influenza anche sull'editoria, basti pensare a Wattpad. Questo libro non tratta, per esempio, di tutto l'aspetto, diciamo, più recente legato all'editoria e al muoversi delle case editrici sui social, le loro relazioni con i book influencer o lo sfruttamento dei social per scopo personale. Tutto questo non c'è perché, diciamo, che è un fenomeno più recente. Tuttavia, per quanto concerne gli ebook, Amazon, le fanfiction, il lettore-autore, il potere delle serie TV, delle trasposizioni e tutti questi argomenti correlati, sicuramente troverete in Alessandro Gazzoia un'ottima guida, un ottimo esperto. A me è piaciuto molto, l'ho trovato davvero uno spunto interessante. Poi proseguiamo con due fumetti, facciamo lo stacco dalla letteratura. Allora, in primis ho letto La saga del tuono, Thor, cioè Thor, la saga del tuono, Fratelli di sangue, volumetto piccolino,
che ho acquistato solo perché c'è una storia proprio specificamente dedicata a Loki. Infatti si parla di come Loki ha conquistato il trono di Asgard e di tutte le implicazioni che ne derivano, riflessioni che lo stesso personaggio compie, i problemi che ne derivano, il suo rapporto con il fratello, eccetera. Allora abbiamo ai disegni il fantastico Esa Tribic, che fa questi disegni magistrali molto realistici e anche, secondo me, adatti alla sceneggiatura di, non mi ricordo come si chiama, Rodi, il cognome, ma non ricordo il nome, comunque Rodi. Secondo me i due fanno davvero una accoppiata perfetta, perché sono disegni maturi che permettono allo sceneggiatore di indagare nell'animo dei personaggi. Se come me siete amanti del personaggio di Loki, questa è una lettura che vi consiglio caldamente, innanzitutto perché è fondamentale nella scoperta di questo cattivo, del fratello di Thor, soprattutto in relazione a quest'ultimo, ma proprio perché è un volume che viene tendenzialmente consigliato per chi desidera approfondire il personaggio di Loki, partendo anche da opere un po' più recenti e reperibili. Infatti io l'ho acquistato per questo motivo, e soprattutto a un prezzo contenuto di 5 euro per un volumetto davvero ben curato. Ho apprezzato moltissimo il linguaggio, che è particolarmente elevato e aulico, che secondo me si adatta bene a un contesto regale proprio di Asgard e delle figure di Thor e Loki, e soprattutto la cosa particolare che si va ad indagare la dualità dell'animo di Loki, cioè la sua malvagità ma anche l'amore che in fondo nutre nei confronti del fratello, quel suo aspetto più umano e benevolo, che poi verrà ripreso in opere successive a questa, che è un'opera di inizio anni 2000, se non ricordo male. Secondo me questa è la premessa fondamentale per esempio, Loki Journey into Mystery, che non ho ancora letto ma so essere strettamente legata all'evoluzione dell'animo di Loki, e altre opere più recenti che si rifanno ovviamente a tutte le trasformazioni che il dio dell'inganno ha vissuto. Ho poi letto il volume 2 di Saga di Brian K. Vaughan e Fiona Staples. Ce l'avevo nella libreria già da un po' ormai, ma non so perché l'ho procrastinato nel leggerlo. Vabbè, se il primo volume era un'introduzione, diciamo che il secondo è un'introduzione parte 2, nel senso che iniziamo a conoscere meglio i personaggi principali. Narra la storia di Hazel, una bambina nata dall'unione di due razze in guerra. Questo è tutto ciò che vi serve sapere. Questo volume mi ha fatto davvero molto ridere, perché l'ho trovato, come al solito, volgare, è una cosa che adoro, ma realistico in tal senso, perché è impensabile credere che in un contesto di guerra, di violenza di questo tipo, nessuno dica una parolaccia o nessuno sia sboccato, anzi questo rende i personaggi ancora più aggrappati alla loro dimensione reale, ma soprattutto una storia che è in grado di narrare con fluidità, soprattutto diversi episodi con diversi personaggi che si intersecano, con flashback. C'è il giusto mix di romanticismo, divertimento e dolore che già inizia con questo secondo volume a presentarsi al lettore. Le tavole mi piacciono sempre molto, è uno stile che trovo di mio gusto, soprattutto molto, non lo so, lo trovo adatto a un'ambientazione di tipo spaziale, chiamiamolo così. E i nodi iniziano a venire al pettine, ci viene raccontato come Marco e Alana si sono conosciuti e si sono innamorati, sappiamo di più sui genitori di Marco e anche sulla sua vita precedente ad Alana e alla sua prigionia. Iniziano a essere inserite le premesse per la vera e propria azione della storia, anche se non si può dire che non ci sia azione in questi primi due volumi, anzi, è sempre pieno di colpi di scena e di tavole veramente dinamiche e ricche di un sacco di spunti narrativi. Saga per il momento per me è consigliatissimo, devo assolutamente acquistare anche il terzo volume perché devo leggerlo. Poi proseguiamo con una lettura che è stata fatta assolutamente fuori da quanto avessi stabilito, ovvero La splendente di Sinatti, che avevo iniziato ad ascoltare dopo aver finito Resto qui di Balzano, tranne che nel momento in cui ho iniziato ad ascoltarlo mi sono subito resa conto che dovevo leggerlo, dovevo avere questo libro, e quindi ho iniziato a leggerlo una volta acquistato. Dunque, questa è la storia della splendente, dunque, di Elena di Troia, ma non è solo la guerra di Troia o comunque i fatti antecedenti narrati dal punto di vista di Elena, bensì è quanto avviene prima della guerra di Troia e durante,
narrato da punti di vista differenti da parte dei personaggi fondamentali per gli sviluppi di questa vicenda epica narrataci da Omero. Abbiamo in primis proprio l'antefatto, cioè la nascita di Elena, di sua sorella Clitemnestra, poi per esempio le sventure di Menelao e Agamennone, l'infanzia di Odisseo, che io sbaglio sempre la pronuncia, e abbiamo anche l'infanzia di Achille e Patroclo, qui ho sentito la canzone di Achille Vibes proprio. Diciamo che questi sono i personaggi principali, almeno fino alla guerra di Troia. A partire dalla guerra di Troia, dal punto di vista di Elena scompare, viene anche indagata la storia dal punto di vista di altri personaggi che sono stati senza dubbio importanti per la guerra di Troia e altri anche secondari. Ciò che mi è piaciuto è proprio vedere rinarrata questa storia dagli occhi di questi personaggi, ma non tanto dal loro punto di vista, inteso parla Elena, ma attraverso il ricco approfondimento che viene fatto del loro background, con una accortezza sensazionale per la loro origine mitica, per la narrazione e rinarrazione di tutto ciò che li riguarda a livello del mito. Nel senso che io mi sono rinfrescata un sacco la memoria rispetto ad alcuni miti che ricordavo poco o di cui non sapevo nulla, e quindi il modo di narrare di Sinatti, che richiama secondo me in maniera voluta l'aulicità dei miti con scelte di parole ricche e variegate. Sinatti utilizza, a mio avviso, un lessico volutamente aulico con parole molto ricche e variegate che richiamano proprio i miti classici dell'antica Grecia. Utilizza questo linguaggio per farci immergere nella dimensione mitica, per farci sentire in un'altra epoca, in un'altra quasi dimensione, fatta di creature straordinarie, eroi, semidei e divinità. La sua scrittura non è affatto leggera, ma a me, per esempio, piace tantissimo, è ciò che mi ha stregata sin dal primo istante il tipo di scrittura che utilizza, perché appunto è molto lirica, si suol dire poetica. Io l'ho trovata perfetta per questo tipo di narrazione, anche perché non scende troppo sui singoli personaggi, ma tiene una visione di insieme, pur caratterizzandoli benissimo. Quindi ripesca proprio elementi del mito, li rimodella anche per riadattarli alla sua storia, li incastra in maniera, secondo me, sensazionale, con un'abilità da maestro, per creare poi La Splendente, che è quasi un'opera corale, perché va ad analizzare tanti personaggi in maniera anche molto approfondita, con tanti riferimenti al mito, così da farci sentire a casa, o rinfrescarci la memoria, come è successo nel mio caso, o ancora portare alla luce determinate storie del mito di cui noi eravamo a conoscenza. E secondo me la grande abilità di Sinatti sta proprio nel riuscire a mescolare sapientemente gli elementi presi dal mito, studiati con attenzione, alla volontà narrativa e romanzesca della sua intera opera. Di nuovo, ciò che mi è piaciuto tantissimo è proprio questo sentore potente di mito, di pathos, e soprattutto questa scrittura che è potente, lirica, che riesce a farti entrare nell'animo del personaggio sia grazie al mito che grazie alle parole scelte con cura dall'autore. E dunque non ci si affeziona solo a un personaggio, ma si riesce a vedere l'umanità oltre alla storia mitica del personaggio. E questa è la cosa che secondo me rende peculiare La Splendente, e che dà quel connotato umano contemporaneo al mito, perché se prendiamo per esempio un'Iliade abbiamo una storia molto impersonale che segue proprio criteri totalmente diversi da quelli contemporanei, che non tentano nemmeno di, cioè lo fanno magari in maniera molto superficiale, di indagare l'animo umano. Qui invece l'animo umano è il focus. E questo fine prende le mosse proprio dagli spunti che fornisce il mito, che sono numerosi e che si prestano benissimo a un'interpretazione molto più umana. Quindi io ho amato alla follia La Splendente di Sinatti. Concludiamo con una lettura che invece non è stata altrettanto piacevole, purtroppo, ovvero Mattatoio numero 5 di Kurt Vonnegut. Vi ho rotto le palle un sacco su Instagram perché non mi è piaciuto granché, lo ammetto. Non è che mi abbia fatto schifo e l'abbia odiato, ma la lettura è stata particolarmente difficoltosa. Innanzitutto perché non sono entrata in sintonia con Vonnegut stesso, il suo modo di fare,
quella sua strana ironia, credo, dovrebbe essere divertente, come il voler inserire ogni due per tre così va la vita, cosa che a me non faceva per niente ridere, ma anzi finiva per snervarmi. Inoltre, il voler raccontare la guerra in questa maniera non mi ha convinta, nel senso che sicuramente l'idea è buona e sicuramente il problema sono io che non sono entrata in sintonia con Vonnegut, con la sua, chiamiamola, poetica, ma il personaggio di Billy Pilgrim, che è decisamente strano fuori dagli standard, mi ha dato sui nervi. Non sono riuscita a comprendere questa scelta di utilizzare i viaggi nel tempo e la personalità ambigua e fare degli schemi di Billy Pilgrim per indagare anche la guerra. Cioè, io ho compreso che l'assurdità del mondo e della guerra venga proprio spiegato attraverso l'assurdità del personaggio di Billy Pilgrim, i suoi viaggi nel tempo che non hanno il benché minimo senso, il suo essere strano, emarginato e diverso da tutti. E questo mi è piaciuto moltissimo. Al contempo, però, la scrittura di Vonnegut è stato, secondo me, l'ostacolo più grande a livello personale, perché c'è quell'appunto modo di fare scherzoso, ironico, che però non è il tipo di ironia che fa per me, proprio per niente. Il libro è formato per lo più da paragrafi, in cui si alternano i viaggi nel tempo, la guerra, la vita di Billy Pilgrim, eccetera. E questo tipo di narrazione spezzettata e appunto che in realtà si adatta proprio ai salti nel tempo di Billy Pilgrim, non mi ha convinto, io non riesco a darvi una motivazione veramente seria e compiuta, ma non mi sono trovata in sintonia con l'autore. L'intento dell'autore, secondo me, era proprio descrivere la guerra in questa maniera diversa e assurda, cioè questo voler alternare magari dei passaggi molto intensi e drammatici a cose senza senso e al personaggio in generale di Billy Pilgrim, che però ha finito solo per snervarmi e non l'ho trovato. Non mi è piaciuto, punto, basta, non voglio più parlare di questo romanzo. E direi che posso riassumere la mia esperienza con Mattatoio numero 5 con una sola parola, ovvero fastidio. E detto questo, io ho finito con le mie letture del mese di giugno. Fatemi sapere voi cosa avete letto e io ci tengo a sapere, per chi ha letto Mattatoio numero 5, cosa ne pensate, se qualcuno ha avuto la mia stessa impressione, ho visto che su Instagram siamo in tanti, ma voglio anche sapere da chi l'ha apprezzato. Che cosa l'ha portato ad apprezzare questo libro? O se è una cosa personale che riguarda più lo stile dello scrittore? Non lo so. Se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere con un mi piace, potete commentare qua sotto, iscrivervi al canale e attivare anche la campanella. Trovate i link ai miei social qua sotto in descrizione, Ko-fi, link di affiliazione Amazon. E io di nuovo spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao!